saranno l'ossatura dell'uscita artista. Sono dei giovani, giovanissimi, così da quanto ho visto, che hanno superato un concorso assolutamente complicato. Su 1200 partecipanti, 38 hanno superato la prova. Ne prendiamo subito 30 perché poi ci sono stati dei problemi con le visite mediche, e quindi il risultato è che sono 30 già da subito disponibili. Credo che qualche altra cosa recupereremo anche con l'ASL. Sono il biglietto da visita dell'amministrazione, nel senso che dovranno, diciamo, sono delle reclute che abbiamo mandato immediatamente al fronte, come dire, proprio nel fuoco dello scontro vivace durante le luci d'artista. E come diceva il segretario generale, chiederemo a loro un supplemento di cortesia, intelligenza, data che la preparazione ce l'hanno, per fare in modo che loro rappresentino insieme al vecchio corpo dei vigili urbani, dotato di risorse eccezionali, anche professionali, rappresentino Salerno nell'impatto con i turisti. Sono assolutamente fiducioso. La speranza è di restare poi anche dopo. Questo è un concorso a tempo determinato, inutile alimentare speranze, è un concorso a tempo indeterminato, le graduatorie saranno valide per 3 anni, naturalmente se c'è qualche altra chance noi saremo felicissimi di poterle soddisfare.